Uno, due, tre. Mamma mia. Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Lishin Atomer C Seagull. Questo è un drone FPV / CineWhoop adatto per i principianti, quindi perfetto per me. Venduto in un kit ready to fly combo pronto al volo, comprensivo di drone, radiocomando e goggles, visori FPV. Chi è che mi sta chiamando? Cazzo. Iniziamo dal drone dal peso di poco inferiore ai 200 grammi, senza considerare la batteria. Come vedete abbiamo già la predisposizione per installare eventualmente una action cam, magari 4K per fare delle riprese. Comunque abbiamo già la sua cam analogica per ovviamente volare in FPV. Un drone realizzato davvero molto molto bene, con delle protezioni attorno alle eliche, adatto quindi per chi inizia. Abbiamo nella parte posteriore tutto questo sistema di controllo radio, di antenne, mentre la connessione al nostro PC avviene, se riesco a trovarvela, eccola qui, riesce a metterla a fuoco, tramite una porta USB Type-C. Passando al radiocomando, con un design molto ergonomico, con batteria integrata, ricaricabile anche in questo caso tramite connettore USB Type-C, abbiamo pochi comandi, poche levette, ma tutte quelle che servono per comandare questo drone. E infine i goggles, gli occhiali FPV con sistema a doppia antenna, quindi duality, sono davvero molto comodi in quanto la parte frontale è imbottita, non vanno a premere assolutamente sul naso o sul testone. Il display interno è davvero molto grande, ben definito, e c'è un'altra grande comodità che è data dalla possibilità di poter inserire una micro SD al suo interno per poter registrare subito direttamente sul micro SD quello che stiamo guardando. Come vedete non abbiamo una batteria da montare nella parte posteriore o laterale come succede di solito su questi visori, ma una batteria che vedo se riesco a toglierla, eccola qui, da comprare separatamente. Comunque la trovate in qualsiasi negozio di elettronica, se la trovo su Amazon la linko qui sotto, costa 5-6 euro tipo, e poi si ricarica anche in questo caso tramite connettore USB Type-C. È interessante come questi kit ready to fly pronti al volo si siano evoluti nel corso degli ultimi anni. Io lo sto già testando da alcuni giorni, non sono una cima nel volare, possiamo switchare tra modalità angle, quindi stabilizzata, e modalità air acro. Io per ora volo in angle, ma spero di poter passare prima o poi in acro, e lo trovo davvero un ottimo compromesso per poter iniziare, anche considerando il suo prezzo, che di listino è attorno ai 300 euro, ma tramite i miei link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video e sul mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals si abbassa attorno ai 250 euro. Direi ora però di andare a volare e scoprire insieme come si comporta in volo questo Lishin Atom RC Seagull. Come vedete riusciamo ad indossare questi occhiali FPV anche se abbiamo gli occhiali da vista, quindi un valore aggiunto. Ci sei? Uno, due, tre. Uno, due, tre. Mamma mia. Bene, è caduto. Quindi ragazzi, cosa dire in conclusione? Questo Lishin Atom RC Seagull è un ottimo drone FPV / CineWhoop per chi vuole iniziare in questo mondo senza spendere una follia. Vi ricordo che potete acquistarlo tramite i miei link e coupon qui sotto in descrizione video e su Telegram per 250 euro circa. Io non sono sicuramente una cima con questi droni, ma mi ci sono davvero molto molto divertito. Considerate però che la batteria ovviamente non dura tantissimo, non
non è un drone cinematografico come un DJI Mavic Mini, quindi mettete in conto di acquistarne qualcuna di riserva. Costano davvero poco, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video. Ma detto questo, ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo bel dronino. Vi piace, non vi piace, lo acquistereste oppure no? Avete dubbi o domande? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo, io torno a farmi un altro bel volo con l'Ishin Atom RC Seagull, come si pronuncia Seagull? Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che io non venga investito. Oggi c'è un via vai incredibile su questa strada, sempre qui su AddX2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!